L'angelo invado, si finge fruttivendolo e scippa un anziano, bloccato a Fano un 35enne con numerosi precedenti penali. Multa per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale anti-Covid, tre pesaresi fanno ricorso e il giudice di pace gli dà ragione. Tribuna, spogliatoi, efficientamento energetico, manto sintetico della pista e nuovo impianto rettifilo, al via i lavori all'impianto sportivo Zengarini per un investimento di 3 milioni e 200 mila euro. Più di 20 espositori a Fano Fiorisce, la mostra mercato di fiori che torna nella zona del Pincio dal 28 settembre al 1 ottobre, rinnovata la sinergia con l'Orchestra Sinfonica Rossini. Billy e Rocky cercano casa, sono solo due dei 60 cani di cui le volontarie del Ragano di Fano si prendono cura ogni giorno con tanto impegno e amore. 13 eventi e 20 ospiti tra scrittori, relatori e artisti. Dal 24 al 30 settembre torna la settimana africana regionale a Fano, San Costanzo e Pesaro. Un cordiale saluto dalla redazione di Occhio alla Notizia. In apertura la cronaca. I militari del nucleo operativo della Compagnia di Urbino hanno arrestato un 35enne residente nella provincia di Napoli e gravato da numerosi precedenti per un furto commesso ai danni di un anziano ultra ottantenne. I fatti risalgono al 19 settembre scorso, quando il pensionato, mentre passeggiava per le vie di Sant'Angelo in Vado, è stato avvicinato da un fiorino di colore bianco con un uomo a bordo. Quest'ultimo, dopo essersi finto venditore di frutta, in procinto di aprire un negozio in quella zona, gli ha proposto l'acquisto di due cassette di pesche chiedendogli una somma a piacere come compenso. Al momento del pagamento però l'uomo ha sottratto alla vittima tutto il contenuto del portafogli, circa 450 euro, dandosi alla fuga a bordo del mezzo. Grazie alle immagini di videosorveglianza i militari hanno individuato il fiorino nel comune di Fano, dove poi in collaborazione con i colleghi hanno bloccato il presunto autore del furto. Il condotto dinanzi al Tribunale di Pesaro per il rito direttissimo, il giudice ha convalidato l'arresto disponendo la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel comune di residenza. Inoltre i carabinieri gli hanno notificato la misura di prevenzione del foglio di via dal comune di Sant'Angelo emessa dalla Questura di Pesaro su richiesta dei militari dell'arma. È venuto a mancare Graziano Busca, 65enne conosciuto a Fano anche per la sua attività e impegno nell'ambito politico. Oggi è una giornata triste, ha dichiarato il sindaco Massimo Seri. Graziano, aggiunto il primo cittadino, è stato un protagonista della vita pubblica, essendo stato consigliere comunale nella seconda giunta a Carnaroli, vicepresidente dell'azienda Trasporti di Fano e iscritto al Partito Socialista. Uomo spinto da una grande curiosità e attento alle questioni cittadine, si è sempre contraddistinto per uno spirito critico e riflessivo. Esprimo, ha concluso Seri, il mio cordoglio e la mia vicinanza alla sua famiglia. Multati per non aver adempiuto all'obbligo vaccinale per il Covid, tre pesaresi hanno vinto il ricorso ai danni dell'Agenzia delle Entrate. Il prossimo servizio è stato curato da Marco Lunigro. Ricorso accolto dal giudice di pace e niente multa per tre pesaresi che non avevano adempiuto all'obbligo vaccinale per il Covid. I vari decreti dell'epoca prevedevano vaccinazioni obbligatorie per insegnanti, figure sanitarie e over 50. I tre pesaresi in questione appartengono proprio a queste categorie. Non si erano voluti vaccinare, non accettavano il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria di 100 euro e si sono rivolti all'avvocatessa Pia Perricci per avanzare il ricorso. Docenti, sanitari, over 50, che sono state vittime della famosa cartella dell'Agenzia delle Entrate con la sanzione dei 100 euro. Noi abbiamo ritenuto che questa sanzione fosse assolutamente illegittima, considerato che peraltro a livello governativo c'è una confusione mostruosa, perché c'è la legge 199 del 2022 che aveva sospeso le cartelle sino a un determinato periodo di tempo per poi prorogare ulteriormente la sospensione. Nonostante questo l'Agenzia delle Entrate ha deciso di fare cassa, come spesso e volentieri si fa, e quindi ha inoltrato queste cartelle di pagamento. Tanti
tantissimi cittadini ignari e per paura hanno preferito pagare i 100 euro nonostante fossero sospesi. Qualcuno che invece crede ancora nella giustizia, crede vivamente nella giustizia, ha deciso di fare ricorso. Sono stati presentati una serie di ricorsi in tutte le Marche, anche in Emilia Romagna, e qualche giorno fa sono stati discussi 3 ricorsi dinanzi al giudice di pace di Pesaro, dove fondamentalmente io avevo sollevato tutta una serie di eccezioni di incostituzionalità, di illegittimità e anche proprio di confusione della normativa, e il giudice di pace di Pesaro ha inteso annullare queste multe ritenendole assolutamente illegittime, perché è illegittima l'attività di emissione delle cartelle esattoriali da parte dell'Agenzia delle Entrate. Si tratta di una vicenda ormai frequente nell'ultimo anno. L'Agenzia delle Entrate, dichiara l'avvocatessa Pia Perricci, continua ad inoltrare questo tipo di sanzione. L'Agenzia delle Entrate purtroppo sta continuando ancora a inoltrare queste multe, e la problematica è proprio la mancata informazione di tutti i vari contribuenti, perché tantissimi, ribadisco, proprio giocando sul fatto dei 100 euro, l'Agenzia delle Entrate li sta inoltrando, quindi tanti cittadini o la pagano perché hanno paura oppure pensano di spendere ancora di più rivolgendosi ad un avvocato, anche perché è vero che si potrebbero difendere da soli dinanzi al giudice di pace visto l'importo, però di fatto è una normativa abbastanza complicata e quindi c'è la necessità dell'assistenza legale. Passiamo ai servizi straordinari di controllo eseguiti dai carabinieri dell'aliquota radiomobile di Fano. Nella città della Fortuna, un giovane già sottoposto ad aspurbano con divieto di frequentare i locali pubblici è stato sorpreso all'interno di un bar. Invece, un cinquantenne del posto è stato sorpreso alla guida del suo motociclo sprovvisto della patente di guida perché revocata. A Fossombrone, un giovane è stato sorpreso alla guida della propria auto in stato di ebbrezza, mentre in un locale di Marotta un ragazzo è stato sanzionato per ubriachezza molesta. In totale sono state controllate 100 persone e 50 veicoli, 5 invece le contravvenzioni contestate per violazioni al codice della strada. E la Compagnia Carabinieri di Fano ha fatto sapere che dall'11 settembre è stato designato quale comandante dell'aliquota radiomobile di Fano il luogotenente Gianni Aristide Saviano, proveniente dalla locale stazione dei Carabinieri. È un ispettore che vanta importanti esperienze maturate in particolare a Cerignola, in provincia di Foggia, e nelle province di Reggio Emilia e Rimini. L'impianto Zengarini ben presto avrà un nuovo volto. Lunedì 25 settembre partiranno a step i lavori di riqualificazione e di realizzazione di nuove strutture che permetteranno all'impianto fanese di diventare un palcoscenico sportivo internazionale. Siamo pronti a partire anche con i lavori dell'impianto sportivo La Zengarini. È un impianto naturalmente che appunto necessitava di interventi importanti. Ci siamo subito abilitati con dei progetti e quindi candidandoci a dei finanziamenti ministeriali siamo riusciti ad ottenerli. Abbiamo aggiunto delle risorse anche importanti comunali, perché ricordiamo ci sarà un investimento di 3 milioni e 200 mila euro all'interno di quell'impianto, con una soluzione progettuale che arriva a degli ottimi risultati di integrazione di disciplina sportiva, proprio perché andrà a rendere quell'impianto un'eccellenza per quanto riguarda l'atletica leggera, ma nello stesso tempo ospitando altre discipline. I lavori naturalmente verranno svolti in funzione di un cronoprogramma che abbiamo già deciso con la ditta. Sino a dicembre il lavoro della società d'atletica, che appunto opera all'interno con tanti atleti, non verrà compromesso, perché potremo utilizzare sia tutta la pista circolare che il pistino invece, quello che è laterale, e quindi verremo salvaguardati, perché l'area di interesse di lavorazione sarà proprio la tribuna dove andremo a fare uno smantellamento della parte interna di tutto il vano che è interessato dagli spogliatoi, i servizi igienici e anche i magazzini, e poi esteriormente di tutte anche quelle che parti invece contundenti che hanno sempre creato un grosso problema di sicurezza ed inagibilità della tribuna esterni. Poi procederemo anche con una riqualificazione di efficientamento energetico nel momento in cui rifaremo il cappotto termico, sostituiremo gli infissi interni ed esterni e andremo quindi a migliorarne poi l'attività in tutte le sue parti, proprio perché oggi, essendo inagibile la parte esterna, anche alcuni spazi all'interno non potevano essere utilizzati da altre discipline sportive che invece un domani potremo ospitare al meglio. A fine dicembre, quindi a gennaio,
i lavori cominceranno ad interessare tutta la realizzazione e la sostituzione del manto sintetico della pista circolare. Quindi a quel punto la società l'atletica si sposterà nel pistino esterno e lo spazio invece verrà interdetto da tutte le lavorazioni, comprese le lunette sia a nord che a sud, e contemporaneamente a questo, quest'anno da ottobre-novembre, partiremo anche con la realizzazione del nuovo impianto rettifilo che ne è a lato. Un impianto naturalmente molto importante perché appunto porterà l'eccellenza indoor dell'atletica leggera e ospiterà altre discipline che oggi non erano qui comprese. E sono un lavoro molto pesante ed importante per la struttura, ma soprattutto per la città. Tramite Forza Italia Fano, i residenti di Via Bellandra chiedono che venga messa in sicurezza la percorrenza pedonale del tratto che va dal distributore fino alla rotatoria realizzata di recente. I pedoni, si legge in una nota del coordinatore Enzo Di Tommaso, hanno solo 10-15 cm al di là della linea bianca. I ragazzi sono costretti ad attendere il tram sulla strada già stretta di per sé e molte volte gli autobus, incrociandosi, sbattono con lo specchietto sul palo della luce o sul cartello dei 30 km. Orari. Questa strada, prosegue la nota, deve essere allargata con una corsia a monte delle due querce secolari, quest'ultima, precisato Di Tommaso, mai potate negli ultimi 30 anni con rami pericolanti. Inoltre, in diversi punti, nonostante il limite dei 30 km orari, i veicoli viaggiano a forte velocità. Qualora non si intervenga, concluso, saremo costretti a coinvolgere la prefettura. Cambiamo argomento. Nei giorni scorsi siamo stati in una struttura fondamentale per la città di Fano, quella del canile del Ragano, dove abbiamo visto il grande lavoro svolto dalle volontarie. Abbiamo conosciuto, tra gli altri, Billy e Rocky, due stupendi cani da adottare. Ce ne parla Cristiana Guerra. Talvolta occorrono pochi elementi per essere felici. È sufficiente uno spazio all'aperto per giocare, ad esempio uno sgambatoio, un gong, dell'acqua e tanto amore. È il caso di Billy e Rocky, due cani ospiti nella struttura che si trova alla periferia di Fano, ossia il canile del Ragano, che grazie alle cure delle volontarie, che spesso rinunciano ai propri spazi liberi, si prendono cura di loro, sin dalle prime ore della mattina, così come di altri 60 cani, tra cuccioli e cani adulti. Oggi siamo in compagnia di Billy e Rocky. Chi sono? Rocky è un cane fantastico, è qui dal 2019, ha circa 7 anni. È un cane molto docile e praticamente è stato ritrovato insieme ad altri cani in un appartamento e il suo proprietario era morto e quindi loro vegliavano sul proprietario, diciamo, della casa. Tutti sono stati riportati qua al canile e quasi tutti adottati, sia gli 8 cuccioli che altre due femmine, mentre Billy, detto Napoleone, e anche lui è un cane docilissimo, molto molto buono, ed è arrivato qua anche lui circa 3 anni fa e anche lui ha 7 anni. È un cane praticamente che ha un forte contatto con chi lo fa giocare, quindi lui vorrebbe giocare all'infinito con questo gong che noi tiriamo nello sgambatoio e poi ce lo riporta, e anche lui purtroppo fa parte di una rinuncia di proprietà. Giorgia, invece alle sue spalle abbiamo Sirio. Sì, Sirio, bellissimo Sirio. Lui è stato abbandonato insieme alla sua mamma un paio di anni fa e altri due fratelli, anzi una femmina e un altro maschio. La femmina e il maschio sono stati adottati, è rimasto lui con la mamma. Sono tutti e due meravigliosi. Sirio è anche oggettivamente bello perché è di una bellezza, secondo me, stravolgente, vero amore? E ha un carattere bellissimo. Un'esperienza è quella del volontariato che potrebbe cambiare la vita, un lavoro serio e insostituibile, ma soprattutto un'alternativa per avere un po' di quell'amore che solo un animale domestico è in grado di dare. Noi come volontarie siamo una ventina e facciamo parte appunto di questa associazione Impronta Ribelle, che serve a sostenere e ad aiutare il canile del Ragano, in quanto noi, oltre a assistere ai cani, promuoviamo anche iniziative, dunque per le adozioni, oppure raccolte alimentari, per appunto invogliare, incentivare e far conoscere quella che è la realtà del canile e sponsorizzare l'adozione. È una cosa che fa bene al cuore, fare volontariato. Noi cerchiamo di fare il possibile per questi poveri animali che ci sentiamo come fossero tutti i nostri cani. Chi pensa di comprare un cane, che magari si sente pronto ad accettare un cane nella propria famiglia, questo è un appello. Prima di acquistare un cane, passate qui. Venite a vedere, perché non mi puoi chiedere ce l'hai piccolo e grande. Per loro
Basta l'amore, basta la famiglia, e basta che uno li porti a spasso e si accontentano. Secondo me quello che ti dà un cane, preso da un canile, a maggior ragione adulto, è una cosa che ti fa stare bene adottarlo, fa stare bene lui ma fa stare bene anche te. Le Marche sono una regione molto sensibile alla donazione di sangue. Negli ultimi anni non solo è sempre stata garantita l'autosufficienza, ma siamo anche riusciti ad aiutare le regioni in difficoltà. Lo sottolinea l'assessore alla sanità Filippo Saltamartini, ed effettivamente siamo ben al di sopra della soglia di raccolta per garantire l'autosufficienza. Abbiamo raggiunto 50,8 unità per 1000 abitanti nel 2022, quando la soglia è individuata in 40 unità per 1000 abitanti. Siamo anche al secondo posto in Italia per la quantità di plasma inviato per la trasformazione in farmaci plasma derivati. In questi primi 9 mesi del 2023 sono state inviate 2.000 sacche di sangue delle oltre 60.000 raccolte quest'anno alle regioni in difficoltà. Con oltre 20 espositori, la prossima settimana torna Fano Fiorisce, la mostra mercato dedicata ai fiori, che anche quest'anno prevede giochi, spettacoli e momenti musicali. Servizio di Filippo Pucci. Colori, profumi e la magia dei fiori stanno per tornare nella città della fortuna. Dal 28 settembre al 1 ottobre, nella splendida cornice del Pincio, prenderà il via Fano Fiorisce, la mostra mercato dedicata ai fiori, alle piante e a tutto l'occorrente per il giardino, decorazioni comprese. Novità di questa edizione è la nuova immagine che accompagnerà le 4 giornate, senza però tralasciare i momenti musicali per allietare le passeggiate immersi nel pieno della natura. È da qualche anno che stiamo ragionando a Fano Fiorisce come una manifestazione che vuol parlare di bellezza della nostra città, di sostenibilità. Infatti anche quest'anno l'abbiamo adottata di un logo molto bello in cui i fiori sono nella cultura di ogni persona, e quindi questi magici ingranaggi floreali che si sviluppano nella testa di questa figura grafica, che stanno a significare la necessità di ragionare in modo green, di ragionare in modo sostenibile. Ecco appunto che arriva Fano Fiorisce, quindi questa possibilità data dai tanti vivaisti che saranno presenti nelle giornate dal 28 al 1 ottobre, proprio nell'area del Pincio, con fiori per tutti i giorni, ma anche con qualche particolarità, quindi vivaisti della provincia di Pesaro Urbino e qualcuno anche da fuori, un mercatino che guarda prodotti della sostenibilità proprio nell'area dell'Arco d'Augusto, e dei momenti di intrattenimento, uno grazie all'Orchestra Sinfonica Rossini e al Mercoledì degli Artisti, giornate musicali che si terranno sabato 30 e domenica 1 ottobre nella zona di Piazza 20 Settembre, degli aperitivi musicali, un motivo in più per arrivare in città, ma anche proprio dei veri concerti che si terranno anche nella zona al Pincio per allietare appunto la passeggiata delle persone che arriveranno in quel luogo. Ovviamente non manca mancheranno attività riguardanti le famiglie e i bambini. A domenica tutte le famiglie e bambini sono invitati nell'area Pincio, perché tante postazioni di giochi in legno e di attività saranno realizzate proprio in questa zona, quindi ci sarà la possibilità di giocare per tutti e anche di vivere un bellissimo spettacolo che si chiama Magicamente e che si terrà domenica 1 ottobre alle ore 17.30. Questo grazie alla bella collaborazione con la Pandolfaccia, quindi collaborazione con le attività economiche e con i vivaisti per rendere questo evento bellissimo. E l'ultimo messaggio è: approfittatene tutti, commercianti del centro storico, residenti del centro storico, nei quartieri e tutte le attività, per rendere la nostra città più bella ancora di quella che non è già. Intanto domenica 24 settembre prenderà il via la settimana africana regionale. Il premio All'Africa nel cuore verrà consegnato a Mediterranea Saving Humans, nata nel 2018 per andare incontro ai migranti lungo le loro rotte. Giunge alla 26esima edizione la settimana africana regionale promossa dalla Onlus Africa Chiama, in programma dal 24 al 30 settembre a Fano, San Costanzo e Pesaro. Nata nel 1998 da un'idea di Italo Nannini, fondatore dell'associazione fanese, la manifestazione si pone come obiettivo quello di accendere i riflettori sull'Africa, il continente più dimenticato e oppresso, e di sensibilizzare sui temi della cooperazione e solidarietà internazionale.
L'iniziativa accoglierà 13 eventi e ben 20 ospiti tra scrittori, relatori, artisti e incontri per conoscere più nel dettaglio l'impegno dell'Africa Chiama in Kenya, Tanzania e Zambia. È possibile visionare tutto il programma sul nostro sito www.africachiama.org. Sicuramente appuntamenti sia dedicati ai bambini come quello di domenica 24, dove saremo in piazza 20 settembre con un rinoceronte che ci porterà al Teatro delle Isole, laboratorio di percussioni per bambini, ma anche con incontri e testimonianze. Due in particolare gli appuntamenti che ci teniamo a sottolineare, al quale siete tutti invitati. Il primo è quello di giovedì 28 settembre, saremo alla Chiesa del Gonfalone a Fano alle ore 18 con ospite Don Luigi Ciotti, che parlerà appunto di impegno sociale e di accoglienza. E alle ore 21, sempre nella Chiesa del Gonfalone, invece avremo un incontro con Marco Trovato, direttore della rivista Africa, che ci aiuterà a comprendere meglio ciò che sta accadendo proprio in questi ultimi mesi nell'area del Sahel. Infine, l'appuntamento a cui teniamo particolarmente è l'appuntamento di festa e finale della settimana africana regionale, ovvero la Notte Nera, che si terrà sabato 30 settembre al Bastione San Gallo. Inizieremo alle 17:30 con laboratori e concerti e musica, piatti tipici del continente africano, e alle 18:30 una appuntamento speciale, che è quello della consegna del premio L'Africa nel Cuore quest'anno all'associazione Mediterranea Saving Humans, impegnata quotidianamente su tutte quelle che sono le rotte migratorie, pronti ad accogliere e a tendere una mano. La manifestazione, realizzata con il patrocinio e la compartecipazione del Comune di Fano e dell'Assemblea Legislativa delle Marche, prevede anche due appuntamenti a San Costanzo e a Pesaro, rispettivamente mercoledì 27 e venerdì 29 settembre, dedicati a temi di grande attualità, come quelli inerenti ai lavoratori stranieri, alla dignità e alla sicurezza sul lavoro. L'amministrazione comunale di Fano e l'assessorato al welfare di comunità sono vicini anche quest'anno all'iniziativa giunta alla 26esima edizione della settimana africana, perché è ancora di più quest'anno, visti i fatti e gli accadimenti a livello nazionale e internazionale, sempre di più un'occasione di confronto, di scambio, di riflessione per promuovere una cultura dell'accoglienza, dell'integrazione e dell'inclusione che ormai deve essere sempre di più acquisita nell'opinione pubblica, perché il fenomeno dell'immigrazione e dei migranti non è più da considerare un'emergenza, ma va appunto visto in una chiave strutturale. Quindi ecco, è per noi un onore e un piacere, oltre che un dovere, sostenere un'iniziativa del genere che anche nella nostra città ha, con gli ospiti, con le varie iniziative, attività, concerti, testimonianze, l'obiettivo di far crescere sempre di più questa consapevolezza e una sensibilità nei confronti di coloro che davvero hanno più bisogno, perché vengono da situazioni davvero tragiche. In occasione della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile e delle Giornate Europee del Patrimonio, il Comune di Fano ha organizzato diverse iniziative tra pedalate, incontri e laboratori dedicati ai gioielli. Sentiamo i dettagli nell'intervista che abbiamo realizzato all'assessore Cora Fattori. Vediamo che i luoghi della cultura continuano ad essere importanti nelle varie attività del Comune per coinvolgere la città. Quindi, in occasione della European Mobility Week, che è partita il 16 di settembre e terminerà il 23, il 23 di settembre l'Ufficio Cultura, l'Assessorato alla Cultura, organizza una bella pedalata attraverso i luoghi della cultura, cui è possibile prenotare andando sul sito del museo. Ma non solo, il 23 e il 24 sono le GEP. Cosa significa? Giornate Europee del Patrimonio. E per valorizzare il patrimonio abbiamo deciso di creare un'iniziativa chiamata Giornate Preziose. Cosa accadrà in queste giornate preziose? Noi abbiamo un tesoro a Fano, che è il gioiello, e quindi per valorizzare questo tesoro dal punto di vista anche artigianale e valorizzare anche quelli che sono i luoghi della cultura, il patrimonio culturale che abbiamo deciso di allestire dentro la Sala Morganti, all'interno della quale mi trovo in questo momento, una serie di attività. La prima sarà sabato 23 assieme all'Accademia Orafa,
Lorenzo Fiorucci ci parlerà della storia del gioiello in Italia, un appuntamento molto interessante a cui vi invito caldamente a partecipare. Dopodiché il 24 ci sarà un incontro, un laboratorio con i ragazzi della Polloni che fanno il corso di metalli preziosi e ci racconteranno quello che è il loro allestimento e le loro creazioni. Qui ne vediamo alcuni esempi e sono delle realizzazioni bellissime e meravigliose. Subito dopo ci sarà il laboratorio per bambini Splendido Splendente, proprio per far iniziare anche i bambini fin da piccoli a conoscere quello che è questa parte importante della nostra cultura. Quindi 23 e 24 vi aspettiamo al Museo del Palazzo Malatestiano, che cerca di essere sempre più attivo e vivo proprio per la città. Il nostro telegiornale termina qui, tra poco le previsioni del tempo e poi un approfondimento dedicato alla settimana africana regionale. Vi ricordo anche il numero di telefono dedicato alle vostre segnalazioni, 338 4968 250. Grazie per averci seguito e buona serata a tutti.